Buongiorno così, buongiorno ragazze e benvenuto in questo nuovo vlog. Allora, oggi per me è mercoledì, ovviamente qua regna il caos, tutto nella norma, tranquille, vabbè, sapete. Io sono andata, ho portato Marek a scuola, ora è mezzogiorno e 32, ho portato Marek a scuola stamattina, poi sono andata in posta a pagare le bollette. E sono andata anche al Carrefour a fare un po' di spesa, ho comprato un po' di cosine, dovevo comprare tre cose, ho speso 75 euro, però ho fatto un po' di scorta di cose varie che non avevo. E boh, poi lunedì tornerò a fare la mia spesa settimanale normale. E adesso poi sono venuta a casa dopo aver letto delle mail, dopo aver risposto a qualche commentino, che anzi vi dico subito, perché alcuni di voi mi hanno scritto non mi rispondi mai. Io cerco di rispondere sempre tutte, per me non è facile ragazze, perché vabbè, il periodo per me è quello che è, nel senso che sono sempre super impegnata con la casa e con vari documenti e con tutte le cosine che devo svolgere. E quindi ho un pochino meno tempo del solito e in più non riesco a stare dietro a tutte perché il canale è cresciuto tanto, i commenti sotto i video sono tantissimi, in più ci sono anche i direct di Instagram e io su Instagram, lo sapete, non sono molto presente proprio perché non riesco, se no dovrei stare tutto il giorno col cellulare in mano, ragazzi, ed è una cosa che io odio, già passo molto tempo col telefonino in mano. Tra girare i video, tra rispondere commenti, email, cose varie e non lo so, stare tutto il giorno col telefono in mano, a parte che ho due occhi, mi diventano piccoli piccoli, non ce la faccio e poi non mi piace passare la giornata col cellulare in mano, che già ce l'ho sempre in mano, eh? Quindi mi mandate anche delle mail, io le leggo proprio e mi dimentico di rispondere e poi le lascio indietro, poi dico adesso rispondo, veramente. Scusatemi, ma siete tantissime. Io sono una, voi siete tante, tante, tante. E so che lasciare un commento per voi è un impegno, nel senso che a me spiace che voi perdete magari quei 2 minuti della vostra vita per scrivermi e io non vi rispondo. Vi chiedo scusa, non lo faccio apposta, lo faccio veramente per mancanza di tempo, però vi assicuro che cerco di leggerli sempre quasi tutti i commenti, quasi tutti, tutti, tutti. Magari non rispondo, magari metto solo un cuoricino, ma io vi leggo quasi tutte. Non vi dico bugie, nel senso non vi dico vi leggo tutte, tutte. No, non riesco, davvero, mi dispiace, non riesco a leggervi tutte. Perdonatemi. E spero di essere più presente possibile in tutti gli aspetti. Comunque, adesso voglio andare a verniciare la ringhiera. E ragazze, questa volta mi sono munita di bombolette, non so se me ne basteranno due, vediamo, perché farla a mano, cioè io mi ricordo che farle su ci avevo messo un giorno, che poi devi aspettare che asciuga, eccetera, eccetera. Quindi ora faccio arieggiare bene l'ambiente, approfitto che non c'è Marek perché questa roba puzza parecchio, approfitto che non c'è Marek, questa non si può smontare, invece questa qui l'abbiamo potuta smontare e quindi mio papà, se vi ricordate, l'ha fatta fuori e non ci sono stati problemi. Questa sono costretta a farla dentro. Ora gli ho dato anche una bella pulita, ma mi ho dimenticato di pulire il lato qui, infatti si è tutta la polvere. L'ho protetta bene e ora vado a dipingerla con questo colore qua. Lo trovate nei fai da te oppure io l'ho trovato alla Prealpina. È uno smalto acrilico. Eccolo qua. Due marche diverse perché una l'aveva presa mio padre in ferramenta e questa l'ho presa io, ma il colore è lo stesso bianco opaco. Costa intorno ai 6 euro, a volte l'ho trovata in offerta anche a 3,50 euro, 4 euro. Niente, io mi do da fare e facciamo insieme la ringhiera.
Allora, la ringhiera l'ho terminata e mi piace un sacco come è venuta. Scusatemi, sono tutta sporca perché ho le mani sporche, me ne sono passate sul naso e sono completamente sporca. Allora, piccolo consiglio, non fatelo a casa questo lavoro se non avete la possibilità di arieggiare tantissimo come me. Io apro tutte le finestre e compresa la porta d'ingresso e passa, Madonna, sta mosca, oggi... Oh. E passa un sacco di aria oltre alle mosche perché io nella porta d'ingresso non ho zanzariera, quindi quando apro la giungla proprio. Però avendo io la possibilità di areggiare tantissimo, sono sincera, non mi ha dato neanche più di tanto fastidio questo odore, però ovviamente non è proprio una cosa che è consigliata da fare in casa, quindi meglio sempre fare queste cose all'esterno dove è possibile, altrimenti ci sono i colori all'acqua, come ho sempre lo smalto d'acqua, scusatemi, come ho sempre usato io anche quando ho fatto su di sopra, perché lì non avrei potuto arieggiare bene quella parte lì, sarei rimasta chiusa insieme alle bombolette e quindi ho preferito metterci 2 giorni, come avevo detto, però farlo tranquillamente. Qui invece, potendo arieggiare tanto, non ho avuto grandi problemi. L'unica cosa è che per terra poi si forma anche questa piccola patina bianca che è fastidiosissima. Io sto anche camminando scalza, che furba. Comunque è venuta bene. Ho usato 2 bombolette, ma in realtà dovrei dargli un'altra mano che sto pensando o di andare a prendere una bomboletta e darla poi domani, senza Marek, perché questo lavoro con i bimbi in casa è meglio non farlo proprio. Oppure, visto che tanto comunque è già bianca, si tratta di dare qualche pennellata, utilizzare lo smalto d'acqua. Tranquillamente qua, perché vedete, adesso vi faccio vedere. Allora, ecco, per esempio qui non è venuto perfetto. Sono alcuni punti dove si vede ancora un po' il verde, anche perché il verde è un colore un po', mi viene da dire una parolaccia, ma non la dico, un po' cattivello, perché è un po' pesante da togliere. Però, dai, si è coperta abbastanza bene. Ho utilizzato solo 2 bombolette, si è coperta veramente bene. Oppa, adesso vedrò, ci penso un attimo. Intanto mangio perché è 1:15. Mangio qualcosa alla veloce. A Carrefour ho comprato i tomini. Voglio mangiarmi un tomino che non lo mangio da un'eternità. E basta, mi mangio un po' di prosciutto crudo. E boh, sono davvero contenta, davvero tanto, 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 tantissimo di aver fatto questa ringhiera. Poi dovrò anche completare ancora la parte su. Vediamo. Piano piano lo faccio. Mi sono lavata, mi sono vestita come l'ho vestita stamattina, non ho stirato i capelli, infatti si vede, sembro un leone della savana. Ho tantissimi capelli, per fortuna, ma se non li stiro succede un macello, ma fa caldo e non ho voglia. Adesso me li raccolgo un pochino. Ho questo vestitino che mi ha regalato la mia cuginetta, forse mi ha un po' stretto sulle spalle, se ve lo faccio vedere. Eccolo, è un vestitino di jeans leggero con la coscia alla Belen e il lividazzo. Solo io, vabbè. Comunque è leggero, molto molto leggero, è di jeans e non mi va stretto, però lo sento un po' stretto qua, un pochino sulle braccia. Io ho braccioni giganteschi, un po' come le gambe, e quindi me lo sento un po' stretto sulle braccia, però dai, si può fare, si può mettere. Ed è carinissimo, poi Leo. Ed è carinissimo, poi lo metto insieme alle Converse.
Ovviamente non ho ancora trovato le scarpe estive, non ho idea di dove cavolo siano finite, quindi non per scelta, ma per obbligo, lo metto insieme alle Converse, che però sta benissimo. Mi dà l'idea di sembrare una ragazzina, poi ovviamente una ragazzina non sono più, però non importa. E mamma mia, però che capelli, però almeno sono puliti, dai. Niente ragazze, sono le 4 meno 5, io mi bevo il caffè, poi corro a prendere Marek e ho deciso di andare a prendere anche le bombolette. Così domani mattina ad una bella spruzzata dappertutto. Se Marek non ha voglia e se il tempo lo permette, perché qua sta per venire giù un bel diluvio, per fortuna, oserei dire. E vado domani mattina, lo porto a scuola, poi lo vado a prendere. Niente, buon caffè, amiche mie. A dopo. Oh, riesci? Riesci? Bravo! Maria? Un nuovo modo per dondolare? Ma è sicura sta altalena? Sì. Vai, su! Piano, Marek, che batti la testa! Bimbi non ce n'è oggi perché sta per piovere, solo noi siamo i pazzi fuori di testa. E prima che viene un acquazzone, io mi faccio un giro sull'altalena mentre mio figlio gioca. Sembra buonissima, guardate com'è bella rossa. Questa è un'anguria baby che ho preso oggi al Carrefour. Le prendo baby perché a tagliare quella grande non ci riesco. E quindi prendo l'anguria baby. Ah, le mani non le hai lavate, lava le manine. Io aspetto, ma se non lavi le mani non ti do l'anguria. Mare, che buonissime, dolcissime, vieni. Abbiamo finito di mangiare, stasera ho fatto i panini come al McDonald's, però versione più light. E vi faccio vedere il caos che regna a casa mia dopo che abbiamo cenato, dopo che Marek ha giocato. E comunque diciamo anche che stamattina non ho fatto nulla, quindi non mi voglio giustificare, ma adesso vi faccio vedere. Allora, qui ho tirato sulle sedie e oggi, anche se ho passato l'aspirapolvere e ho spazzato per terra, come vedete è rimasto il bianco della bomboletta. Per quello vi dico che farlo in casa non è proprio un'ottima idea. Quindi diciamo che non è stata proprio appunto un'idea geniale, però perlomeno ho già finito. Comunque, questo è il macello, ho già alzato su le sedie. Ta-da, 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 ta-da. Ta-ta-ta-ta-ta. Macello assurdo. Mio marito è qui fuori al balcone che sta facendo giocare Marek in cortile. Cioè, guardate qua. E niente. 3, 2, 1. Puliamo.
riordinato e pulito tutto, Marek ha già fatto fatti suoi qua sul divano, ha già fatto un po' di caos, però vabbè, è normale. Mamma mia, quanto mi piace la ringhiera così. Ha cambiato totalmente aspetto e sì, ve lo starete chiedendo, lo so. L'ho rispostato di qua, alla libreria Billy, perché lì in cucina, su quel lato là, non la potevo vedere, stava troppo male, troppo ammassato, troppo brutto. E quindi l'ho rimessa qua. Siccome mi avete detto che copriva la scala, era brutto che coprisse la scala, l'ho messa il più in qua possibile, in modo che io possa comunque aprire quella porticina che adesso mi fa un po' da sgabuzzino e mi è molto comodo, quel sottoscala. E boh, esce giusto un angolino, però. Come vi ho detto, questo mobile è molto provvisorio perché è un mobile acquistato e che andrà nel bagno su di sopra, ma che per adesso ho bisogno di spazio perché la cucina è... Non badate alle parole che dice Marek, che dice delle parole molto brutte. E se continua a dire queste brutte parole, questo bimbo, cosa succede? Cosa succede se dice queste brutte parole? Scusate, vi dicevo, non badate alle parole che dice Marek, che dice delle brutte parole ultimamente. Da quando è tornato all'asilo... Vabbè, lasciamo stare, l'ho appena sgridato. Comunque, cosa vi stavo dicendo? Ovviamente non me lo ricordo più. Niente, ho anche pulito la scala. Bene, 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 bene. Perché era rimasta un po' di patina bianca. Infatti sono molto indecisa se poi alla fine domani prenderla sta bomboletta perché mi si ricrea di nuovo un macello a casa. Non lo so, perché un'altra mano bisogna dargliela, come vi ho fatto vedere prima. Però vediamo se gliela do col pennello. Adesso vediamo, non lo so. E ora non mi ricordo cosa vi stavo dicendo, niente, che comunque ho riordinato tutto, che quel mobile deve andare su di sopra, ve l'ho detto, che la cucina, per adesso in cucina non abbiamo tutto lo spazio necessario, perché lo sapete già, ma io ve lo ribadisco sempre perché poi magari sotto i commenti me lo scrivete perché vi siete perse quel pezzo di video. La cucina andrà ingrandita, da qua in poi andrà fatto tutto il mobile. Che va fino in fondo, il frigorifero va spostato tutto verso dove c'è adesso il Dyson e verrà tutta una dispensa gigantesca. Poi qui ho aggiunto questo qui, che è una mensola fatta a cubi ed è di Mobili Fever. Se vi ricordate, l'avevo presa l'anno scorso insieme al tavolo, ne avevo prese due. E mi erano state omaggiate dall'azienda Mobili Fever e ci ho messo qui sotto le tazzine con il sottobicchieri, questi me li aveva regalati la Fede, Federica, del canale Federica Home Sweet Home, la mia amica Federica, e così magari per quando prendiamo il caffè, non sempre ci ricordiamo, però lo mettiamo giù e ci appoggiamo la tazzina e ce l'ho lì a portata di mano. E qui sopra invece ho messo le capsule per il caffè e lo zucchero. Quindi per adesso mi piace, però so già che è molto provvisorio. Perché qua sopra vorrei andare a mettere delle mensole, delle mensoline, magari una e due ad altezza K, non lo so, vediamo, me la devo studiare bene in modo da mettere le tazze e tutte queste cosine qua e farmi un bell'angolo caffè. E questo quadro è appoggiato qui, ma va tolto. Questo filo rosso, non sapete che fastidio mi dà vederlo, infatti lo dovrò o ridipingere di bianco o nascondere in qualche modo, vediamo se ci riusciamo. E niente, aspettate che spengo solo le luci della cup. Ok, e in più, mio papà mi dovrebbe portare, penso e spero sabato, quei famosi cubotti che avevo, vi ricordate, prima della credenza, in soggiorno nell'altra casa. Vorrei metterli, come vi dicevo, forse nell'ultimo video, sopra il Besta, nel salottino, nel piccolo soggiornino qua, e mettere tutti i bicchieri o magari le mie tazze colorate, magari fare a tema stagione, in base alle stagioni cambiare, perché è bello, mi piace avere una vetrinetta. In più, ragazze, ero anche molto indecisa. Con mio marito ne parlavamo l'altro giorno, se acquistare questa vetrina qua, adesso vi faccio vedere qui vicino, e metterla in fondo qui dove c'è il frigorifero, momentanea, prima di allargare la cucina, ecco qua, che arriverebbe anche quella fino al Dyson, solo che è più alta del frigorifero ed è dello spessore perché è una Billy, di questo spessore, quindi molto meno spessa rispetto al frigo, però è una vetrina, secondo me non ci sta male, e piazzarla lì.
visto che comunque non costa neanche tanto, e mettere tutte le mie cosine, perché come sapete la parete della televisione è piccolissima e siccome in soggiorno abbiamo intenzione o di girare il divano o di fare dei lavori per allargare un po' la parete, non lo so, è tutto un nostro pensiero. Comunque poi quella lì io la sposterei in soggiorno, quindi non andrei ad acquistarla per poi piazzarla non si sa dove. L'ho pensata così, però mio marito diceva: se poi la piazzeremo in soggiorno non va più bene quel mobiletto lì, besta, perché molto più spesso, quindi non lo so, ce la stiamo un attimo studiando, vediamo. E a me una vetrinetta mi farebbe comodo, però non sono sicura che là dietro stia bene. Ne ho parlato anche con Filomena, lei dice di sì, secondo lei starebbe bene perché la vetrina dà profondità e dà tanta luce, e questo è vero, ha ragione. Magari mi cambierebbe l'aspetto in positivo di quell'angolo lì, che comunque non so per quanto tempo rimarrà così, perché ragazze, fare questo ampliamento, come si dice, insomma, fare la cucina più grande, comunque ci costa. È vero che me la fa mio papà, io non pago la manodopera, ma giustamente pago il materiale. Il materiale che utilizza mio papà non costa poco, assolutamente, e quindi per adesso non possiamo affrontare questa spesa qua. In più ho pensato anche di cambiare le maniglie della cucina, perché non mi piacciono più queste qua, ne vorrei... Scusate, un messaggio. Ne vorrei fatte, non lo so, diverse. E vediamo proprio, le maniglie sono l'ultimo dei miei pensieri. E poi ovviamente le piastrelle, che mi state dicendo sempre in tutti i video che vi piacciono un sacco come stanno con la cucina, tranne loro. Però per adesso ho accantonato un po' il mio girasole, vediamo, magari nei prossimi giorni ci penserò io prima a finire la cameretta di Marek e concentrarmi su cose più importanti, poi il girasole per adesso rimane lì. Poi vediamo, effettivamente non stanno malissimo, però come vi ho detto io su questa cucina ci avrei visto un altro tipo di piastrella. Niente ragazze, io adesso chiudo il video. Voglio farvi vedere l'ultima cosina che ho aggiunto, guardate qua. Lo so che è molto stile shabby e lo so che la mia casa è un po' una confusion di stili, ma questo è il chiaretto style, quindi confusion, ma carino, a me piace tanto. Io mi ci sento bene, quindi va bene così. Marek sta guardando Buba, si sta scompisciando da ridere. Comunque, la lavagnetta con la data di quando abbiamo firmato l'atto, di quando siamo venuti qui il primo giorno, quindi da quando siamo proprietari di questa casetta. Per adesso rimane qui così, qua ci ho messo le bollette da pagare che stamattina ho pagato. Niente ragazze, io adesso chiudo il video, vi mando un mega immenso bacione e noi ci vediamo lunedì con un nuovissimo vlog. Buon fine settimana, followings!